moto.it. Cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su moto.it. Amici di moto.it, ultimo capitolo del nostro mese con la CFMoto 450 CLC. Nei precedenti video, nei due precedenti video, abbiamo portato la prima in città per circa 70 km, abbastanza impegnativo. Poi l'abbiamo portata a fare una gita fuori porta tra autostrade, strade statali e anche una piccola divagazione in strada, andare a vedere insomma quello che è accaduto durante questi video. E adesso la porteremo qui sui nembrodi tra le curve. Certo, ovviamente bisogna contestualizzare le qualità dinamiche della 450 CLC al suo segmento di appartenenza. Non si potranno chiedere prestazioni da iper naked, però insomma staremo a vedere. E alla fine di questo video non soltanto vi racconterò insomma come va dal punto di vista del divertimento tra le curve la 450 CLC, faremo anche un riassunto di quello che è stato questo mese passato insieme alla CFMoto 450 CLC, e vi darò il mio giudizio su quello che è stata la mia convivenza con la cruiser cinese. Prima ancora di buttarci tra le curve dei nebrodi, facciamo un breve riassunto di quelle che sono le caratteristiche tecniche della CLC, soprattutto con un focus particolare per quelle caratteristiche che impattano maggiormente sul suo comportamento dinamico. Il motore è il noto bicilindrico di 450 cm3 di cilindrata, bicilindrico fronte marcia, falsato a 270 gradi, che questo vuol dire che suona un po' come un bicilindrico a V e magari si comporta un po' al gas anche con il classico tiro dei bicilindrici V, e la potenza è di 44,2 cavalli a 9.000 giri. Quasi 3.000 giri più in basso troviamo la coppia massima, che è di 44,2 Nm a 6.250 giri. Per quello che riguarda la ciclistica, abbiamo un telaio in acciaio accoppiato a sospensioni tutto sommato tradizionali, nel senso che appartengono un po' anche al mondo delle cruiser. Forcella a 6 rovesciati all'anteriore, non regolabile, mentre al retrotreno abbiamo un monoammortizzatore collegato a un link progressivo. In questo caso non soltanto non è dichiarata l'escursione della ruota posteriore, però almeno abbiamo la regolazione del precarico. Rimanendo nella parte bassa della moto, notiamo due cerchi da 16 pollici. Come ogni buona cruiser, ha delle gomme piccole e panciute. 130 la sezione di quella anteriore, 150 la sezione di quella posteriore. E di primo equipaggiamento monta degli pneumatici CST, che come vedete richiamano in qualche modo nel loro disegno delle famose gomme Dunlop destinate appunto alle cruiser e alle moto custom. L'impianto finante è composto da una bella accoppiata, perché davanti abbiamo un impianto quasi da power cruiser. Disco a 320 mm, pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale, insomma un impianto che promette molto bene per quello che riguarda la dinamica nelle frenate, e a retrotreno un singolo disco da 220 mm morso, come vedete, da una pinza a singolo pistoncino. Ovviamente c'è l'ABS a doppio canale, come è ovvio, per ragioni anche di omologazione, non soltanto di sicurezza. 1486 mm è l'interasse, 174 kg il peso a secco, e per quello che riguarda invece l'altezza della sedia da terra siamo veramente raso terra, soltanto 690 mm, come ovvio che sia tra l'altro in moto di questo segmento. Insomma, tutti quanti possono toccare bene con i piedi a terra durante le soste. Adesso mi sembra sia veramente tutto, è il momento di tuffarci nelle curve dei nebrodi. Qui andiamo! Finalmente Crescenzella delle curve, guardate come si brandeggia con agilità. Questa è una delle cose che mi colpisce di più della 450 CLC, nonostante una gommatura abbondante, non lo so, saranno i cerchi da 16 che ovviamente hanno poco effetto autoraddrizzante, oppure sarà per le scelte ciclistiche che sono state fatte, ma la moto è di un'agilità pazzesca, sarà anche per il peso che ovviamente non è assolutamente eccessivo, sono 74 kg a secco, ve lo ricordo un'altra volta, però è facile prendere subito un bel ritmo con la CLC. La parola d'ordine quindi deve essere stata, al momento di fine di questo progetto, accessibilità veramente a 360 gradi, perché la moto si guida con una facilità, con una comunicativa, gigantesca, è divertentissima, si può entrare in curva veramente col pensiero nonostante il 130 anteriore, ma già l'avrò detto tante volte, non ci ritornerò più, promesso. I limiti di inclinazione non sono bassi per nulla,
Bisogna pigliare tanto prima di arrivare a strisciare le pedane, e secondo me ad occhio almeno 35 gradi di inclinazione sono possibili, ecco, come in questo caso per esempio che ho appena toccato. E le sospensioni lavorano bene in curva. La sospensione posteriore, che più volte abbiamo indicato come abbastanza rigida sull'asperità, è qui in curva però fa valere il suo grande controllo, perché la moto segue la traiettoria benissimo, anche gli avvallamenti vengono digeriti e anche la forcella lavora molto bene in ingresso di curva. Quindi si è fatto un certo tipo di lavoro sulle sospensioni che, per esempio, entrando in curva, come vedete con il freno anteriore pinzato, non causano effetti di autoraddrizzamento o situazioni di pericolo. Buoni freni anche laddove a qualcuno di voi dovesse saltare la mosca al naso e decidere di fare una staccata da ricordarsi, e che è totalmente, come vedete, è fantastico, che è totalmente fuori luogo per una moto di questo genere. Però l'impianto è veramente molto prestante se lo si sollecita a dovere. Frena veramente molto bene, entra l'ABS soltanto se veramente necessario, è piuttosto in questo frangente quello che manifesta qualche limite potrebbero essere, anzi sono, le gomme di primo equipaggiamento, che sentiamo fischiare un po' in frenata, anche se devo dire che sono assolutamente adeguate al tipo di veicolo e al segmento della CLC. Ma parliamo adesso del motore. Come vedete, si può guidare tranquillamente in terza, il motore lancia tra una curva e l'altra con un'ottima forza, ma se si vuole si mette la sesta e si va forte uguale, perché il motore strada le curve, come dicevo prima, la forbice tra potenza massima e coppia massima è abbastanza elevata e quindi il motore è molto sostenuto nella sua erogazione. È una moto divertentissima, ragazzi, tra le curve, soprattutto quando l'asfalto è liscio come quello che vedete qui. Ho dimenticato poco fa di citare il freno posteriore, molto modulabile, consente di fare il classico giochetto per chiudere la curva o per simulare una specie di traction control. E dato che siamo in tema di traction control, devo dire che entra in funzione soltanto se c'è bisogno. Ben tarato, non è regolabile su step, ve l'ho già detto, si può disinserire, ma comunque la sua taratura devo dire che è stata azzeccata al 100%. I cambi di direzione sono velocissimi, 1, 2, bella, bella, perché diverte, non richiede impegno mentale per rilassare, per divertire, per togliersi anche qualche soddisfazione con un bel ritmo. E come vedete sono in sesta, si può tranquillamente veleggiare in sesta anche tra le curve senza mai scalare, facendo affidamento sulla buona coppia del motore regimi intermedi. Un ulteriore applauso a CF Moto per aver fatto questo fine tuning del motore, che secondo me è molto apprezzabile. E poi, come vedete, i tornantoni si percorrono con un'unica piega, poi si apre il gas, si può anche cambiare direzione a gas aperto, la moto non ha inerzie. E poi in uscita di curva forse lo sentite il motore col suo sound un po' zoppicante da V-twin, anche se è un bicilindrico parallelo. Vediamo se riesco a farvi sentire l'intera scala cromatica del bicilindrico, che dà effettivamente il meglio di sé a regimi intermedi. Non conviene superare di tanto gli 8000 giri, si guida bene già da 3000. E se per caso c'è da fare una correzione, la ciclistica è talmente sincera e la moto è talmente leggera da manovrare che è facilissimo correggere l'errore o correggere la traiettoria. Dunque, al termine di questo bel giretto abbiamo fatto quindi oggi in tutto, vediamo subito, 235 km. Ci ha detto che abbiamo consumato 3.5 litri per 100 km. Vediamo adesso quanta benzina ci va nel serbatoio. Dunque, vediamo.
dovremmo essere intorno agli 11 litri. Allora abbiamo fatto 8 litri e 56, come potete vedere, e adesso andiamo a vedere a quanto vale, quanti chilometri al litro abbiamo fatto. Quindi 235 diviso 8,56, abbiamo consumato 27,4 km al litro, ragazzi, fantastico. E alla fine abbiamo preso anche un po' di pioggia, quindi scusate se la moto è un po' sporca, ma questa prova dinamica ci ha visto attraversare tanti scenari diversi, dall'asciutto, dal caldo fino alla pioggia, e ha messo comunque in evidenza le doti di accessibilità, di facilità di guida, di comunicativa della 450 CLC. Bisogna fare i complimenti a chi ha sviluppato questa moto, e quindi anche all'R&D europeo di CF Moto Mondena 40, che sta proprio qui in Italia, a Rimini, perché la moto si guida veramente tanto bene, è neutra, ha una grande accessibilità, insomma è facile entrare in confidenza sia con l'avantreno che con il retrotreno. Io mi spaventavo un po' per la gomma 130 e la ruota anteriore da 16, pensavo che insomma potesse dare qualche reazione strana, mettiamola così, essere sottosterzante magari. Invece devo dire che la moto è veramente molto neutra, gira benissimo nei tornanti, ha un grandissimo appoggio ovviamente, e non si sente alcuna pesantezza di sterzo, né si sente pesantezza della motocicletta. 174 kg a secco, ma la moto veramente si maneggia con grande facilità nelle curve, si inclina molto rapidamente con un ottimo appoggio e poi si rialza, eventualmente inclina dall'altra parte con altrettanta velocità. Quindi complimenti veramente per la guida, non c'è assolutamente alcun rilievo da fare a mio modo di vedere, sempre contestualizzando ovviamente la CLC nel suo segmento di appartenenza. Se la paragoniamo ad una naked sportiva, ovviamente i parametri non sono più quelli, e ovviamente bisogna parlare di contesti totalmente diversi. Noi stiamo parlando in questo momento del segmento delle cruiser accessibili, ed è una moto che dà tanto divertimento in sicurezza anche nelle curve. Parte del divertimento, parte del metodo va quindi alla ciclistica, ma una parte consistente va anche al motore. È vero, soltanto 44 cavalli, però un'ottima curva di potenza, il cambio è ben spaziato, la connessione col gas è molto buona, si può andare anche in quarta, in quinta nelle strade e avere anche una buona uscita di curva accelerando anche nei rapporti lunghi. E tra l'altro questa ha un grande beneficio anche nei consumi, come avete visto poco fa abbiamo fatto più di 27 km al litro, insomma è un ottimo consumo che supera largamente quanto dichiarato dalla casa. Quindi questo è il merito dell'efficienza del motore e della sua regolarità e della coppia ai medi regimi. L'arco di erogazione utile, bene o male, per divertirsi sta dai 2.500 fino ai 7.500 giri, quindi devo dire che è abbastanza ampio e garantisce tanto divertimento. A questo punto vorrei fare un riassunto complessivo della mia intera esperienza di un mese con la CF Moto 450 CLC, che ho portato a spasso per 1000 km circa, anzi adesso devo anche fare il tagliando. A proposito, tagliandi ogni 5.000 km e gioco valvole ogni 40.000, quindi non è una manutenzione particolarmente onerosa. A me la moto è piaciuta tanto perché è molto accessibile, facile da guidare, a proprio agio in ogni contesto dove l'ho portata. Ci sono alcune cose che mi sono piaciute di più però, e alcune cose che mi sono piaciute un po' meno. Al primo posto le cose che mi sono piaciute di più metto certamente la qualità percepita della motocicletta. Andiamo dai parafanghi in lamiera con l'archetto di irrigidimento, la strumentazione TFT, le sospensioni di buona qualità, l'impianto frenante mica male, Hoda Huan con la pinza ad attacco radiale e il disco da 320 mm, buone, ottime le verniciature, buone le finiture lungo tutta la motocicletta, compresi gli specchietti Barend sui quali avevo qualche dubbio, però poi alla fine mi sono un po' ricreduto, mi sono adattato, mi sono anche trovato bene. Voglio spezzare poi una lancia, ma l'ho già detto prima, non voglio ripetermi, sulla qualità della guida. La moto si guida veramente tanto bene ed è facile interagire con la motocicletta, non fa brutti scherzi, anche gli errori come avete visto prima si correggono con tantissima facilità, e poi è molto accessibile perché la sella viene sempre in aiuto con la sua limitata altezza da terra. In terzo luogo il motore, anche qua non mi ripeto, il motore pur avendo soltanto 44 cavalli ha un'ottima erogazione, molto godibile e consuma poco. Di più veramente non saprei cosa chiedere a un motore che permette di guidare questa moto anche con la patente A2.
andiamo alle cose che mi sono piaciute di meno. Voglio sgombrare il campo e voglio dire subito che non ritengo un difetto l'assenza dei maniglioni per il passeggero e il sellino abbastanza limitato, se vogliamo. Questi sono canoni estetici, stilistici proprio del segmento cruiser, e quindi la moto va fatta così, non è un difetto. Avesse avuto CF Moto avrebbe fatto una sella diversa in un altro contesto. Alla stessa maniera non mi sento di dire che è un difetto il blocca sterzo qui sul canotto di sterzo. Anche questo appartiene a questo segmento, a questa categoria, a questo contesto, e quindi il fatto che sia disgiunto dal blocchetto elettrico di contatto impone soltanto che in città, quando si fa su e giù dalla moto mettendo il blocca sterzo, insomma, di fare un po' più di attenzione, perché se si parte col blocca sterzo si può avere qualche spiacevole inconveniente. Tra le cose invece che mi sono piaciute di meno, devo dire che mi aspettavo una sospensione posteriore un po' più comoda, un po' meno aspra nel reagire sulle asperità impulsive o in rapida sequenza. È vero, una sospensione così, se vogliamo rigida, è una grandissima mano d'aiuto tra le curve. Infatti avete visto la moto come si maneggia con grande facilità, però avrei preferito un monoammortizzatore tarato un po' più sul morbido, soprattutto per venire incontro all'utilizzo magari nelle lunghissime distanze, oppure quando si va su diverse asperità una dopo l'altra, o delle sconnessioni anche in città. Questo è l'unico aspetto che mi sento da scrivere come migliorabile, o comunque che a me piacerebbe che fosse migliorato, sulla CF Moto 450 CLC. A questo punto credo di avervi detto tutto in tre video, ma probabilmente avrò dimenticato qualcosa. Vi dico subito di lasciare qui sotto un commento, risponderò certamente a tutti, ma nel frattempo perdonatemi perché sono umano anche io. Ricordate che su moto.it trovate non soltanto gli articoli su questi tre video, trovate quindi ulteriori dettagli ancora più tecnici, ancora più approfonditi, ma c'è anche la sezione dei listini e degli annunci del nuovo e dell'usato. Potete confrontare la CF Moto 450 CLC con le sue concorrenti e poi chissà, magari anche trovare l'occasione che fa al caso vostro. Io a questo punto vi saluto e vi dico che ci vediamo al prossimo video o alla prossima prova di moto.it.